Buona serata, buon martedì, ben ritrovati con Proteramo. 60 minuti, un'ora insieme per parlare di quanto sta succedendo in casa biancorossa col diavolo che per una notte, ma ci fa piacere che sia stato anche solo per una notte, quella post Paganese Teramo è andata in testa alla classifica del girone C di Serie C, poi superata il giorno dopo dalla Ternana. Ma questo ci interessa relativamente, quello che ci importa è che questa squadra anche in una trasferta complicata per il tipo di avversario, complicata dal punto di vista del terreno di gioco, è riuscita con il carattere davvero all'ultimo istante ad avere la meglio e ad acciuffare i tre punti. E ovviamente questa sera parleremo anche di quelli che potrebbero essere gli sviluppi futuri di questa formazione, che adesso togliamo la locuzione sta stupendo, perché oramai questa è una realtà consolidata del campionato e una delle 4 o 5 forze di questo torneo. Lo faremo con i nostri ospiti, come al solito. Io sono da solo in studio, ma andiamo a vedere sul tabellone chi c'è con me. Allora, innanzitutto diamo la buona serata al vice allenatore del Teramo, Roberto Guana. Buonasera mister. Buonasera a tutti, grazie. Benvenuto nella nostra trasmissione. Ovviamente con Roberto Guana parleremo del Teramo attuale, poi faremo anche un salto nel suo passato recente e meno recente, perché peraltro per lui si tratta di un ritorno in Abruzzo. Qualche stagione fa con altri colori era nella nostra regione. E poi, oltre a Maurizio Daguin, regia, che saluto, che ci supporta sempre egregiamente, Francesco Di Francesco. Ciao Francesco. Ciao a tutti, salve. Ania Cantagalli, ciao Ania. Ciao, buonasera a tutti. E Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, ciao, buonasera. Allora, cominciamo subito vedendo la classifica di questo raggruppamento, perché volevo chiedere innanzitutto a Francesco che effetto fa vedere il Teramo lassù, non al primo posto, ma ad un passo davvero dal primo posto. È un effetto meraviglioso e mi dà un fastidio che tu non immagini quanto perché non si è giocato e che ancora non si recupera quella con il Foggia, perché altrimenti il Teramo sarebbe primo saldamente da solo, perché ovviamente mi auguro, ci mancherebbe altro, che possa vincere quel recupero, perché siccome adesso oggi leggevo un po' su tutti i giornali in altri posti la squadra della Ternana, con tutto il rispetto per la Ternana che è una signorissima, non una signora squadra, una super squadra, però vedi, la Ternana è la squadra che ha fatto più punti e tutto il resto, avrebbero dovuto scrivere tutti il Teramo è la squadra che ha fatto più punti in battuta e tutto il resto. Però sono 17 punti meravigliosi, splendidi, e credo che bisogna dire ancora una volta bravi a Paci, ai allenatori in seconda, a tutto lo staff tecnico e ai giocatori, perché hai detto bene tu, ormai il Teramo è una forza consolidata, ha dato segnali, e ci auguriamo che li continuerà a dare, di forza fisica, tenuta atletica, idee di gioco, bravo l'allenatore, dopo ne parleremo, per le scelte di Pagani, l'assetto tattico iniziale diverso dal solito e tutto il resto. Certo, facciamo il primo giro, poi concluderemo proprio con Roberto Guana, a cui daremo ovviamente tantissimo spazio questa sera, ma prima volevo chiudere il giro con i nostri compagni di avventura, perché Ania, quella di Pagani probabilmente, e questo non è un demerito, anzi forse è un merito, non è stato il più bel Teramo che abbiamo visto in questa stagione. Riuscire a portare a casa il bottino pieno da partite del genere, se vogliamo, è un merito ulteriore. Sì, sono assolutamente d'accordo, anche perché gare come quella di Pagani nella passata stagione, sempre per fare questa sorta di parallelo, perché alla fine la squadra è sostanzialmente la stessa, l'anno scorso il Teramo le avrebbe perse proprio per quelle incapacità anche di segnare gol sporchi, come ha fatto Ilari quando ha segnato il gol decisivo del 2-1 su una situazione un po' confusa per colpa soprattutto della retroguardia della Paganese che ha dormito un po' su
piuttosto che rilanciare lontano il pallone. Ecco, con la situazione di Larin nella passata stagione magari il Teramo non sarebbe riuscito a concretizzarlo con qualsiasi uomo, insomma, si fosse trovato lì in area in quel momento, anche per una anche per un deficit mentale, secondo me, di crederci fino alla fine, nella vittoria fino in fondo. Ecco, magari si sarebbe accontentata del pareggio il Teramo dello scorso anno. Questo Teramo invece ha il merito oltretutto di crederci fino in fondo, anche quando magari non gioca una bella gara, anche per colpa del terreno di gioco del Torre, che non era il massimo, anche per colpa, per merito, insomma, di una formazione che comunque nel secondo tempo ci ha messo qualcosa in più dal punto di vista della volontà di far qualcosa. Poi è arrivato anche il pareggio, ovviamente parlo della Paganese, però il merito soprattutto del Teramo è stato per l'appunto quello di riuscire a sfruttare quella situazione. E quando una squadra ha questa capacità, ovviamente si fa fatica a pensare che possa nascondersi ulteriormente. Chiaro che sono ancora comunque una fase tra virgolette iniziale del campionato, però il Teramo c'è, continua ad esserci, e se continuerà su questo ritmo ovviamente non si può precludere la lotta perlomeno per gli obiettivi importanti. Andrea, anche perché noi prima vedevamo la classifica, la sensazione è che poi le grandissime, quelle che erano pronosticate all'inizio del campionato, qualche difficoltà comunque la stanno incontrando e continueranno, come in tutti i campionati, ad incontrarla. Sì, il riferimento soprattutto al Bari, però il Bari, che ha preso qualche gol di troppo, ha steccato decisamente la partita di Foggia, dove lì francamente la squadra di Auteri ha giocato male e ha meritato di perdere. Nelle altre partite non ha fatto così male, magari qualche distrazione di troppo in difesa, grande potenziale offensivo, però ci sta nel percorso di crescita di una squadra che comunque deve fare bene, di inciampare, però deve subito riprendersi, perché deve dimostrare di essere una squadra ulteriormente legittimata alla vittoria del campionato. La Ternana sta facendo abbastanza bene, ricordiamo sempre che la Ternana ha una partita in più rispetto al Teramo, e che il Teramo potrebbe potenzialmente essere la prima della classe. È chiaro che però alla lunga usciranno fuori i valori. Qual è il valore del Teramo? Ecco, ci piacerà saperlo alla distanza. A mio avviso questa squadra può lottare per le parti alte della classifica, forse non a tutto, e mi sono già espresso per restare in vetta o vicino alla vetta, perché a mio avviso, al di là dei gol di Lari, va trovato un bomber che segni con costanza, va trovato un centravanti che faccia non solo lavoro sporco ma anche i gol. Ecco, trovare un bomber potrebbe far ulteriormente salire il livello delle ambizioni del Teramo, che però è giusto che si goda questo splendido momento. Scusami Jacopo, sì. Andrea mi fa un assist meraviglioso. È vero quello che dice lui, poter disporre di un giocatore da doppia cifra, magari non da 11 gol, ma da 13, 14, 15, 16 gol farebbe decisamente comodo. Però nella storia del Teramo c'è il campionato vinto con Rumignani, per non parlare di un altro precedente, dove i capocannonieri del Teramo furono Cerri e un altro giocatore che adesso non ricordo il nome, con 7 gol. L'anno che si vinse il campionato con Rumignani, il capocannoniere fu Darè, era un centrocampista di notevolissime qualità tecniche e agonistiche. Il capocannoniere fu lui con 9 gol. Il Teramo vinse ugualmente il campionato perché era tutta la squadra che girava a alti livelli. Ho detto che, ripeto, che poter disporre, come dice Andrea, di un giocatore da doppia cifra, da 15 gol in su, ti dà una forza maggiore. Però non è detto che, non avendo un cannoniere, come stiamo dicendo, non si possa magari arrivare a fare qualche cosina di più, anche a vincere il campionato. Io non parlo di vittoria del campionato perché ho grande rispetto per tre squadre che per organico, per esperienza,
per esperienza anche degli allenatori e di molti giocatori, Ternana, Bari e Avellino, ancora oggi mi sento di essere il più possibile obiettivo, sono tre squadre che si fanno preferire rispetto al Teramo. Però poi la storia è piena di storie, gioco di parole, di storie diverse, e magari il Teramo potrebbe essere il protagonista di una storia diversa, proprio perché, ripeto, c'è un precedente benaugurante, l'anno che vincemmo il campionato con Rumignano. Peraltro io mi permetto di integrare, prima di andare da Roberto Guana, a mio avviso probabilmente le tre squadre che hai detto te, più la Juve Stabia e il Teramo, probabilmente fanno parte, mi permetto di fare questo pronostico, che ovviamente con tutti gli scongiuri del caso, di chi magari ci segue da casa, sono un lotto di 5, che non dico che tutte abbiano le stesse chance di vincere il campionato, però probabilmente sono destinate a fare un campionato di alto livello. Oh, mister, io parto con te chiedendoti, perdonami se ti do del tu, se al 3 di novembre, quando avete iniziato questa avventura, te, il mister Massimo Paci, lo staff tecnico, vi aspettavate al 3 novembre, dopo la partita contro la Paganese, di essere a 17 punti, onestamente? Ma credo che onestamente non ci aspettavamo di partire così bene, ma soprattutto non ci aspettavamo che i ragazzi apprendessero in maniera così veloce e rapida le nostre idee, la filosofia del mister, le idee del mister. E credo che questo sia stata fino ad ora la cosa che ha fatto più la differenza, cioè la capacità dei ragazzi di credere in quello che il mister ha proposto, che proponiamo, e di metterlo in pratica poi in campo, che è la cosa più difficile, e di volta in volta sorprenderci. Anche la stessa partita con la Paganese, dal punto di vista mentale, è stata molto difficile, perché appena dopo la riunione del mattino che abbiamo fatto ci è arrivata la notizia dei 7 positivi della Paganese, e questo inevitabilmente ha creato una certa apprensione nei ragazzi. Poi i cambi di programmi, si doveva giocare alle 6:30, poi l'hanno spostata alle 8:30, e anche da quel punto di vista lì credo che veramente siamo stati bravi a rimanere il più di orari. Sta notizia dei positivi della Paganese, i ragazzi sono stati veramente molto bravi a rimanere concentrati. Peraltro, mister, anche con un assetto tattico differente, leggermente differente rispetto al Teramo che avevamo conosciuto nelle prime uscite di campionato, ecco, immagino che siete rimasti sorpresi anche dalla velocità con cui poi, perché a volte sì, dici più o meno la stessa cosa, no, più o meno nulla, perché poi cambiare un assetto tattico, soprattutto in zona offensiva, i movimenti, i posizionamenti non sono proprio identici, ecco. Sì, concordo con quello che dici. Mi viene in mente Ilari, che ha sempre, quasi sempre giocato d'esterno destro. Di colpo, comunque in settimana abbiamo provato, vista l'assenza di alcuni ragazzi, di giocare col centrocampo a 3, e Carlo è passato da esterno destro a mezzala sinistra, e ovviamente è una zona di campo diversa che richiede cose diverse, e lui insieme agli altri ragazzi, come ti ho detto prima, hanno fino ad ora quella capacità di adattarsi in tempi brevissimi, e questo fa la differenza. Mister, ti faccio vedere una schermata, non so se in parte l'avevamo già fatta vedere la settimana scorsa, questa settimana l'abbiamo aggiornata, i pilastri di questa squadra, perché volevamo un giudizio, se poi in realtà sono quei pilastri su cui lavorate voi come staff tecnico. Ecco, una difesa di ferro, questo sicuro, perché il mister Paci l'aveva detto anche in sede di presentazione, solamente 3 reti subite nelle prime 7 giornate, difensori eclettici, tipo di Akitie che può giocare centrale, può giocare esterno a destra, e
considerando che ce ne sono altri tipo Soprano da recuperare. Il fattore Bonolis, cioè una squadra che deve costruire comunque in casa un proprio percorso al netto del percorso generale, e poi la capacità di giocatori come ne abbiamo parlato adesso di Ilari, di inventarsi bomber, inventarsi cannoniere. Ecco, sono questi più o meno, ci abbiamo preso su quelli su cui i pilastri su cui si poggiano le fondamenta del Teramo. Ma guarda, allora sembra una frase banale, ma poi in realtà le fondamenta sono proprio tutti i ragazzi, perché mi viene in mente anche il lavoro che fanno gli attaccanti nostri, a cui chiediamo tante energie e sono sempre molto disponibili a farlo. Sicuramente lavoriamo molto sulla difesa, perché crediamo che, cioè, la nostra idea è quella di difenderci per far gol, quindi sicuramente ci dedichiamo tanto tempo. Per quanto riguarda lo stadio, è il nostro campo, è dove ci alleniamo tutti i giorni, è un po', diciamo, casa nostra, e quindi quando giochiamo in casa sicuramente è un fattore determinante per noi. E per quanto riguarda Carlo e tutti gli altri ragazzi, insomma, Carlo che ha fatto tutti questi gol, noi sapevamo che è un giocatore che ogni anno qualche gol li fa, però credo che questo inizio veramente abbia sorpreso, credo anche lui, il fatto che anche domenica abbia fatto la prima doppietta nei professionisti, credo che sia un grande motivo d'orgoglio per lui, per i ragazzi, perché si è fatto due gol, c'è tutto il lavoro di tutta la squadra. Io tra l'altro sono in panchina e vi garantisco, c'è un lavoro anche da parte dei giocatori in panchina che è incredibile, perché ho fatto la panchina anch'io e so quanto brucia stare in panchina, quanto è dura vivere la partita dalla panchina, ma fino al 90esimo sono lì che tifano, aiutano i propri compagni, chiamano i propri compagni, e quindi Carlo ha coronato il lavoro di tutta la squadra, quindi è una cosa che condividiamo e ne gioiamo tutti. Andrea, io volevo tornare da te, perché è vero che il record di marcature di Ilari, se non erro, è con la maglia della San Benedettese 6, però probabilmente in questa stagione stiamo rivedendo quelle doti che gli avevamo visto in quel Sant'Arcangelo allenato da Lamberto Zauli, in quelle doti che probabilmente allora erano espresse a metà. Adesso questo è un giocatore che sta andando verso, con quelle caratteristiche, alla piena maturazione. Sì, peraltro ha segnato dei gol di testa, o sull'azione d'angolo come a Monopoli o sullo sviluppo di un'azione come a Pagani. Ha segnato un gol di rapina, sempre nella partita con la Paganese, gol partita. Ma io ricordo a Sant'Arcangelo lui segnava anche con delle sberle da fuori, segnava il suo sinistro. Io ho visto delle conclusioni all'incrocio che a me folgorarono, cioè quando io poi ero abbastanza sponsor di Ilari ai tempi, sì. Perché vedete, è capacità di inserimento, è capacità di andare al tiro anche da fuori area con grande precisione, e quindi sai, avere un centrocampista che si inserisce, che ha gamba, che vede la porta, che tira anche da fuori, per una squadra è sempre un bel avere, oltre a tutto il contributo che può dare all'interno del campo. Quindi sì, lui ora si trova in un ottimo momento, ma come ho sottolineato domenica, siamo in un ottimo momento di squadra, un momento nel quale capita anche che Arrigoni prende palla da oltre 30 metri e mette palla lui all'incrocio dei pali. Sono cose che avvengono quando la squadra ha fiducia. Ecco, lo scorso anno questa stessa squadra, non avendo la medesima fiducia, avendo più pressioni e tutto il resto, queste giocate non uscivano. Invece quest'anno vediamo l'Eurogol di Arrigoni, l'Eurogol di Pinzauti, che non è un giocatore che ha tanti gol nelle gambe, però a potenza al momento giusto tira fuori quella rovesciata. Ilari che fa 4 gol, e tutto questo è il risultato di un ottimo lavoro, ma soprattutto di un clima molto positivo e del fatto che questa squadra evidentemente si diverte e fa tutto con leggerezza, e quando fai tutto con leggerezza queste cose difficili riescono con maggiore facilità. Se le cose vanno male, queste cose ti fanno fare solo figuracce. Io volevo chiedere a mister Guana adesso come si affronta. In realtà non è una settimana, eccolo qua il gol bellissimo di Andrea Arrigoni contro la Juve Stabia, come si affronta una sosta che sosta non è,
ma non perché domenica giochiate, perché poi in realtà si torna subito in campo, mercoledì c'è già il turno infrasettimanale contro il Catanzaro, quindi è una settimana, diciamo, quasi tipo solo extra large. Ma ti dico, io penso che questo inizio settimana soprattutto per noi è la possibilità grande di poter lavorare forte, quindi di poter fare dei lavori che quando abbiamo una partita, le partite ravvicinate, non possiamo fare, quindi ci sarà sicuramente dei carichi importanti per i ragazzi, anche perché poi dopo, da mercoledì in poi avremo un ciclo di ferro, quindi sarà sicuramente una settimana per loro molto intensa. Facciamo due doppi, domani e giovedì faremo due doppi, quindi caricheremo forte, poi li lasceremo il venerdì libero e poi andremo a preparare la partita col Catanzaro, ma noi cerchiamo di concentrarci su ogni singolo giorno, quindi su ogni singolo allenamento, perché pensiamo che se ti alleni forte e bene, poi la domenica te lo ritrovi. Quindi sarà un inizio settimana dura per i ragazzi. Poi torniamo da Guama per chiedere anche su alcuni giocatori, però ad Ania volevo chiedere chi è che ti ha convinto di più in questo nuovo schieramento tattico e chi è che ti ha convinto un po' di meno nella gara di Pagani, non tanto nella prestazione quanto probabilmente nella collocazione? Ma chi mi ha convinto un po' di meno, ma non tanto nella gara di Pagani, io mi aspetto qualcosa in più da Mungo, soprattutto quando insomma con l'assenza di Bombaggi, probabilmente qualcosina in più dal punto di vista del possesso mi sarei attesa da lui per le qualità che ha, proprio per andare a cercare l'ago nel pagliaio, insomma, di una squadra che comunque sta facendo bene. E, sta facendo bene, secondo me, Mungo in fase di non possesso, perché molto spesso va a recuperare palla, però quello è un lavoro di sacrificio che è spinto anche di squadra, no? Vede comunque tutti i compagni sacrificarsi, anche lui si sacrifica perché partecipa comunque al sacrificio, a differenza di quanto magari non accadeva nella passata stagione, però in fase di possesso qualcosina in più da lui, con le sue qualità, me l'aspetto. È vero che è stato anche sfortunato in determinati occasioni, però insomma qualcosina in più da Mungo in fase di possesso mi piacerebbe vederla. E chi invece mi è piaciuto, devo dire che ancora una volta si conferma bene Arrigoni, che a prescindere da Ilari ha fatto bene anche a Pagani, ritrovando due giocatori al suo fianco, uno schieramento diverso. Comunque sembra un giocatore che, a differenza della passata stagione, voglia responsabilità, che ha anche insita perché comunque veste la fascia di capitano. Magari l'anno scorso le scappava dalla responsabilità, invece quest'anno si prende responsabilità, magari prova anche il tiro da fuori come è successo contro la Juve Stadia e va anche bene. È un giocatore mentalmente rinato, quello che magari ci si aspettava già dalla passata stagione per curriculum stesso di Arrigoni. Comunque assolutamente sì. Francesco, io torno da te, perché a questo punto è chiaro che poi vedremo anche il calendario da qui a Natale, però se questa squadra gioca bene col 4-2-3-1, se cambia sistema e gioca con le tre punte, comunque la vittoria la porta a casa, e tu dici io non credo alla vittoria del campionato, e probabilmente hai ragione, ma allora ragionevolmente ti chiedo, questa squadra tra le prime 5 può arrivare? Sì, questa squadra ragionevolmente può lottare anche fino alla fine per vincere il campionato, se è vero come è vero che oggi è seconda in classifica e deve recuperare una partita nei confronti della Ternana che è prima, e in casa con il Foggia, che non è una partita facile, ma io non credo che nel mondo del calcio esistano partite facili, soprattutto a questi livelli. Io non è che non credo ragionevolmente No, te sei scaramantico! Ecco, no, credo ragionevolmente invece che il Teramo ha tutte le qualità, tutte ce le ha per poter lottare fino alla fine. E se hai determinate qualità, come la crescita non solo del gruppo, ma come se ne è parlato fino adesso, lo stava ricordando Ania, lo stesso Andrea, lo ha ricordato Guana,
dei singoli. Noi facciamo il raffronto giustamente con lo scorso anno, questi sembrano i fratelli gemelli bravi degli mi viene da dire così, tanto per aumentare l'elogio a quest'anno, i fratelli virgolette asini, chiuse le virgolette, della passata stagione, o se vogliamo i giocatori svogliati o incapaci lo scorso anno di dare un significato quando erano in campo. Quest'anno è tutto il contrario. È vero che i risultati portano entusiasmo e porta tutto il resto, però questa squadra sin qui insieme allo staff tecnico è stata brava nel andare incontro ai risultati, nell'andarseli a cercare, quindi ripeto, ragionevolmente credo che sempre con quel pizzico di buona sorte che ti deve aiutare, perché è stato sempre così e sempre sarà così, lo è nella vita, figuriamoci nel calcio, perché tante volte un episodio cambia una partita e sembra strano che una partita possa cambiare l'esito di un campionato, una partita può anche indirizzare il campionato verso o l'alto o verso il basso a seconda dove tu sei in grado di stare. Questo Teramo è in grado di restare il più a lungo possibile, magari anche fino alla fine della stagione, perché siamo appena alla settima di campionato, di restare nella parte alta della classifica. Le premesse ci sono tutte, sotto tutti gli aspetti. Mentre vediamo sempre queste immagini delle partite giocate, chiedo a Roberto Colana se si può un po' avvicinare rispetto alla camera che lo inquadra, grazie mister. Gli chiedo le condizioni di alcuni giocatori, per esempio a che percentuale oggi sono Bonino e Gerbi, visto che abbiamo parlato di attacco, e anche Soprano, perché dalla partita di Coppa Italia con la Regina poi Soprano per tanti motivi non lo abbiamo più visto ed è una pedina fondamentale nelle rotazioni difensive, visto che giustamente tenete molto alla fase difensiva. Allora guarda, Soprano è rientrato oggi col gruppo, quindi ha superato l'infortunio e è rientrato oggi e ovviamente siamo molto contenti e vediamo, sono questi primi giorni di grande carico, come risponderà. Gerbi sta recuperando ma è ancora fuori, il problema che ha avuto al pettinio viene da un periodo lungo di assenza e ovviamente quando ho provato a stare al passo degli altri ragazzi è andato un attimino probabilmente a sforzare e ha avuto un piccolo infortunio e Bonino invece è in grande crescita. In grande crescita, lo si è visto anche a Pagani e anche in allenamento, credo che a livello sia metabolico sia quasi al pari degli altri ragazzi, quindi credo che ormai sia a tutti gli effetti un giocatore pronto e che sicuramente ci darà una grandissima mano e farà un campionato credo importante. Perfetto, noi ci fermiamo solo per qualche istante, non cambiate canale, tra poco la seconda parte di Proteramo. Seconda parte di Proteramo per questa sera, sempre in compagnia dei nostri compagni di viaggio e del vice allenatore del Teramo Roberto Guana, e per questo fatemi ringraziare la società Teramo Calcio e l'ufficio stampa della società biancorosa che ce l'ha messa a disposizione. Andrea, mentre vediamo il profilo, seppur da giocatore, di Roberto Guana, noi ce lo ricordiamo qualche stagione fa con altri colori, eccolo qua, qui con la maglia del Bologna, però è una delle tante che ha indossato. Che ha indossato prestigiose peraltro, noi ce lo ricordiamo perché a Pescara ha concluso la sua carriera di calciatore. Sì, poi ci fu un annuncio a sorpresa proprio da parte dello stesso ora vice allenatore del Teramo. Ricordo che arrivò nella parte finale della preparazione estiva, era l'anno di Baroni, un inizio un po' balbettante di quel Pescara, poi però quella squadra riuscì a ingranare con qualche bel risultato, vinse le prime partite e quando proprio la squadra stava ingranando ci fu proprio l'addio di Roberto Guana e poi dopo quella stagione ricordo essere andata avanti a strappi, momenti positivi e negativi del Pescara, vittorie molto
in esterna, meno in casa. Fino ecco, a le vediamo. Questa è la trasferta di Cittadella, se non erro. Qui ci fu un gol di Politano, può essere. Questa è la guarda, ricordo, mi pare una doppietta di Coralli alla fine, una vittoria del Cittadella per 3-2 proprio nei 3-2, minuti sì. Finali, ci fu un ribaltamento di risultato e fu una delusione quella partita, però poi subito dopo ci fu una ripresa con vittoria, mi pare, su anche a Crotone per 4-1 con reti di Melchiorri, insomma quel Pescara lì iniziò a muovere i primi risultati positivi dopo qualche partita a vuoto. Ricordo una partita interna col Bologna persa 3-2 maldestramente, ecco, sì. Alla terza giornata. Sì, eccola qua. Il gol di Salamon, di Maniero su calcio di rigore. Era mister un Pescara insomma che cominciava a costruire quella che poi sarebbe stata l'annata con Massimo Otto, che l'avrebbe portata in Serie A. C'erano giocatori che poi hanno fatto parecchia strada, ecco, prima ne ho nominato uno come Politano. Che ricordi hai di quella parte di stagione poi in realtà? Ma allora, devo dividere le due cose. A livello di vita bellissima, perché la città di Pescara è bellissima, mi sono trovato bene con mia moglie da subito. Tra l'altro io la prima partita nei professionisti avevo debuttato a Pescara, Brescia-Pescara, quando ero un ragazzino, ed è stata la mia ultima partita col Pescara, quindi è un ricordo molto forte. Per quanto riguarda l'aspetto professionale, io volevo già smettere, avevo avuto problemi a Verona e dopo la seconda volta che ho avuto dei problemi io volevo smettere. Però poi insomma i procuratori, la società mi hanno convinto, ma dentro di me sapevo che si era un po' spento il fuoco che avevo, e infatti poi sono arrivato a Pescara. All'inizio diciamo ero anche partito bene, ma poi dopo poco mi sono accorto che non potevo più dare, potevo dare poco alla squadra e soprattutto non avevo più quel fuoco che secondo me è fondamentale per giocare a calcio, e mi sono sentito onesto con me stesso in primis e con la società che si è comportata molto bene, con i miei compagni di squadra soprattutto, col mister, e quindi ho preso questa decisione, ma è stata una scelta forte ma molto naturale, perché quando poi mi si è spenta l'ho avvertito subito e potevo, tra virgolette, potevo anche prendermi in giro, ma in realtà poi dentro di me sapevo che era finita. Lo sapevo, forse la qualche peso, ho provato, ma ormai era. Raccolta da Memusciai, perché in quell'anno arrivò Memusciai a Pescara, sì. Ma arrivò infortunato per un problema ai legamenti, e quindi diciamo che poi ci fu l'addio con mister. Poco dopo ci fu l'ingresso in campo di Memusciai dopo aver superato il problema al ginocchio. Sì. Perfetto. Sì, grande Memusciai, è stato, infatti era infortunato e poi fatalità, poi ha ripreso e ha fatto secondo me un campionato importante e poi una serie di stagioni importanti, tant'è che adesso credo che sia uno dei giocatori più rappresentativi a Pescara. Certo. Sapevi già che poi passato quel fuoco da giocatore si sarebbe riacceso il fuoco in panchina? No, io guarda, ho finito che veramente non ne volevo più tanto sapere, poi mia moglie era incinta della mia prima figlia, ero stato lontano da casa tanti anni, ho visto quindi negli anni mio papà invecchiare e io non avevo il quotidiano con la mia famiglia, quindi è una cosa che comunque mi è mancata sempre tanto nella mia carriera, e in quel momento lì volevo un po' diciamo cambiare e godermi di più la famiglia. Godermi la nascita della mia bambina, godermi insomma mio papà, mio fratello, e quindi no, all'inizio sinceramente ero lontano da quello che poi è successo, che è un po' il bello della vita, che mi sono un po' sorpreso anch'io, che è un po' il merito del mister, e rivivere poi certe emozioni in campo ovviamente mi hanno fatto, adesso mi si è accesa come quando giocavo, e quindi è una cosa fondamentale. Anche perché di solito si dice che in panchina stanno meglio i centrocampi, chi da giocatore ha fatto il centrocampista, non tanto il difensore come Pace o l'attaccante, però sta meglio il centrocampista. Come mai? In realtà perché poi si ha una visione un po' più complessiva del gioco del calcio.
Ma guarda, a dirti la verità, però in questo caso, nel nostro caso, è meglio il difensore. Assolutamente, è meglio difensore il mister, assolutamente. Oh, tra poco Francesco si è preparato una batteria di domande per il mister che riguardano... Una sola, però prima di farti chiedere alcune cose, volevo chiederti, perché un giocatore che avevo dimenticato prima di chiederti le condizioni, mister Federico Viero, come sta? Allora, Federico ha riportato una lesione del legamento della caviglia, che però fortunatamente, insomma, è una cosa che succede ogni volta, molte volte, quando è una distorsione, e quindi in questo momento è fuori, ma credo che nei prossimi giorni possa ricominciare a correre e speriamo di riaverlo al più presto, perché è un giocatore molto importante. E poi questa situazione quest'anno che ci dobbiamo un po' tutti adattare, come è successo alla Paganese, il discorso del Covid, credo che più giocatori siamo meglio è, perché veramente da un giorno con l'altro possono cambiare le cose. Oh, Francesco, a te. Oh, io a Guana velocemente, ma Paci, dopo arrivo alle domande, già preparata la domanda, una sola, già preparata, ma con Paci già vi conoscevate, avete avuto rapporti, oppure è nato così questo? Ma guarda, io con Massimo ho giocato nella stagione di Ascoli, siamo stati compagni di squadra ad Ascoli con Giampaolo, e abbiamo avuto un bellissimo rapporto dai compagni di squadra, ma poi da lì in poi ci siamo affrontati da avversari. Poi tra l'altro il mister era uno che prima della partita, io sono più, come posso dire, mi piace abbracciare anche gli ex compagni prima partita, invece il mister era uno che non ti guardava neanche, non ti salutava, e quindi dai, ci vedevamo fine partita. Poi l'anno scorso mi ha chiamato, era maggio, aveva visto che avevo appena finito di fare il corso UEFA e mi ha chiesto cosa volessi fare, quali erano le mie intenzioni, qual era la sua idea, insomma ci siamo trovati, è venuto da me a Verona, mi ha fatto vedere il suo lavoro e sono rimasto subito affascinato e come dicevo prima, quando lui mi ha chiamato ho sentito qualcosa dentro e quindi mi ha smosso qualcosa e abbiamo deciso insieme di iniziare questo percorso. Senti, scusa, ma la domanda è interessata per me, perché Marco Giampaolo è un amico. Non tanto come allenatore, ma come persona, ossia nel rapporto con i giocatori, nel modo di proporsi. Come l'hai vissuta tu l'esperienza con lui? Ma guarda, io l'ho vissuta in due volte Giampaolo, l'ho vissuta ad Ascoli e a Cesena. Ad Ascoli, il mister è uno di poche parole, però quando parla... risuona la sua voce, quindi io ho avuto un bellissimo rapporto col mister dal punto di vista sia calcistico, mi ha insegnato veramente tanto ed è stata una fortuna anche per la mia carriera. Dal punto di vista, diciamo, di rapporto umano, ripeto, uno che parla molto poco, il mister non è uno che ha grandi rapporti, non è uno che vedete abbraccia o... però poche parole è riuscito a toccarmi, quindi io col mister Giampaolo ho un bellissimo rapporto. A proposito di fenomeni, hai 5 minuti di tempo, mi sono già messo d'accordo con Jacopo, poi ci manderemo. Certo. Hai 5 minuti di tempo, a me mi devi parlare per favore di Baggio e Guardiola, perché io credo che tra le tante fortune che hai avuto nella tua vita, hai avuto la fortuna di giocare con due grandissimi giocatori e per quello che ho sentito dire dovunque, due grandi personaggi, due grandi uomini. E mi devi dire qualcosa, perché aggiungo velocemente, io a 70 anni e più, quando parlo di Baggio ancora mi emoziono ai limiti della commozione, come quando lo vedevo giocare, come quando lui raccontava che tutte le mattine si alzava ed erano dolori atroci alle gambe per i problemi avuti al ginocchio, che passava 3 ore la mattina in palestra, esercizi specifici. Non vado oltre, mo vedi tu che mi vuoi raccontare, ossia qualche aneddoto, che ne so. Fammi felice. Oltretutto quello che hai già detto di Roby, che era vero che lavorava tutti i giorni tantissime ore perché aveva dei grossi problemi da tutte le operazioni. Io mi ricordo sicuramente impresso sia di Roby che di Pep
il primo giorno che li ho visti. Robby, ovviamente, la prima cosa che mi ha colpito erano il codino, perché era di spalle, quindi il codino, e questi occhi verdi che impressionanti. Un attimo, è caduta la connessione, ma forse riusciamo a riavere. Eccolo, mister, scusa, era un attimo caduta la connessione, dovresti ricominciare. Dagli occhi verdi. Ah, no, ho detto che... Esatto, questa, come ti posso dire, quella che dicevi tu, quella magia assoluta di quando giocava a calcio, riusciva a fare cose per noi impensabili, e ha sempre avuto una grande umiltà nel capire che noi non eravamo in grado di stare al suo passo, ovviamente, ma era lui che riusciva a scendere al nostro livello e a permetterci di giocare. Una persona straordinaria, un ragazzo simpaticissimo, Robby, e la stessa roba posso dirti di Pep. Pep addirittura tuttora quando lo vedo in TV mi fa... Sembra ancora, come posso dire, quasi impossibile che io abbia giocato con questi due grandissimi giocatori. Mi ricordo Pep, un aneddoto, che a Pep, per dirti, ogni fine allenamento prendeva le mazze da golf, si metteva in fondo al campo, metteva giù le palline e tirava insomma una ventina, trentina di colpi da golf, ed era bravo tanto quanto con i piedi. Sono, come hai detto tu, anche dal punto di vista umano, sono stati due grandi esempi, perché credo che aver avuto la fortuna di vedere due campioni assoluti come loro lavorare nel quotidiano e vedere come intendono il calcio, sono campioni che vivono proprio per il calcio, dalla mattina appena svegli alla sera, e questo per me è stata una fortuna indescrivibile. Peraltro, mister, mentre parlavi di Guardiola e del golf, c'erano due in collegamento con noi che insomma l'avrebbero voluto nella loro squadra. Ai loro non è andata così. Stiamo vedremo ancora sperando. Il futuro, che cosa gli riserverà? Vediamo i gol, che sono pochi quelli subiti dal Teramo, perché volevo una valutazione proprio da Roberto Guana su che cosa è andato, tra virgolette, storto in queste tre circostanze. Veramente parliamo di a trovare il capello, veramente, il pelo nell'uovo. Però, sono tre gol differenti, uguali. In che cosa, mister, mentre li rivediamo, nelle tre circostanze non è andato tutto per il verso giusto? Ma guarda, questo gol, fatalità, l'abbiamo analizzato oggi con i ragazzi, e l'errore che abbiamo commesso qui è sul lancio del loro difensore. Noi dobbiamo imparare ad essere forti sulla prima palla, perché se perdiamo quel duello aereo tutta la squadra deve retrocedere di 60 metri, e soprattutto poi se invece la vinciamo, quindi se in questo caso Piacentini di testa vince il duello col proprio attaccante, la palla questo qua torna ai nostri centrocampisti, esatto, e giochiamo noi. Invece perdendolo, poi il loro giocatore mette una palla bellissima, e in questo caso l'unico che poteva fare qualcosa in più era Lasic, ma lì veramente sono stati bravi loro. L'errore che abbiamo commesso è stato sulla prima palla, come sul gol di Cianci a Potenza. Il nostro difensore gli ha dato il corpo, sempre su una palla lunga, e praticamente Cianci, poi, che è 1,90, ha molta forza anche nelle braccia. Pietro si è attaccato a Piacentini, mi sembra, si è attaccato, ha tenuto distante e si è arrivato fino in area, finché poi ha calciato. E anche qui Matteo non doveva dargli il corpo, ma sono tutte situazioni che fanno parte del processo di crescita dei ragazzi. Matteo è un giocatore molto forte, che è molto giovane anche, quindi ha tanto ancora da migliorare e ha un grandissimo potenziale. Quindi credo che siano anche dei passaggi obbligati questi errori, tra virgolette. Quello di Bari invece è proprio una distrazione. Sì, secondo me esattamente. Quello di Bari c'è stato proprio una distrazione grossa di Davide sulla punizione. Questi errori, ovviamente, anche lì secondo me Davide non lo commetterà più, ma è un ragazzo talmente giovane che infatti è stato beccato subito di disattenzione,
e ripeto, questo errore non lo rifarà più e comunque è servito per tutta la squadra, perché d'ora in poi sappiamo che quando c'è la punizione siamo molto più attenti e concentrati. Ani e Andrea, preparatevi una domanda per Roberto Guara, una la faccio io adesso perché volevo chiedere quello che si nota, almeno in queste prime giornate di campionato, è la grande condizione atletica di questa squadra, che fino agli ultimi minuti riesce comunque ad esprimere un livello di gioco a ritmi molto elevati. Se avete pensato a come poi mantenere nel corso delle settimane, non sarà facile ed è fisiologico che sia così, come avete pensato di mantenere questa condizione? Ma guarda, questa domanda tecnica poi magari è più bravo il prof a rispondervi. Noi crediamo tanto nel lavoro, quindi per mantenerla, secondo noi, dobbiamo mantenere altissima l'intensità negli allenamenti. Noi pensiamo così, che se noi ci alleniamo forte e bene, la domenica poi facciamo delle prestazioni importanti. Se caliamo in allenamento, alla lunga calano anche le prestazioni. Poi sicuramente, come dicevi tu, ci sarà del calo fisiologico, probabilmente affronteremo anche dei momenti difficili, e dove anche lì vedremo nel processo a che punto saremo. Però ecco, noi pensiamo ad allenarti forte ad alta intensità. Poi il grande merito va ai ragazzi, perché sono loro che veramente stanno dando anima a tutto se stessi ogni giorno, e quindi sono contento anche per loro che si stanno prendendo delle soddisfazioni importanti. Anya e poi Andrea, una domanda a testa. Io ho due in realtà. La prima è quale centrocampista della rosa si rivede di più per caratteristiche, e poi la seconda, qual è il giocatore più rimproverato o i più rimproverati da Paci, da te, durante gli allenamenti o in gara, che poi non è inteso come rimprovero in sé, ma può essere anche inteso come attenzione, insomma, a fare meglio, ecco. Allora parto dall'ultima. Ti dico, ce n'è un po' per tutti, a dire la verità, col mister. Il mister ce n'è un po' per tutti, compresi noi dello staff, tra l'altro. Noi dello staff. Però, insomma, dai, ultimamente, sto pensando alle ultime partite, sicuramente K credo che le orecchie, insomma, le abbia belle calde, diciamo, ma perché è un ragazzo con un talento straordinario, che ha grandi margini, e quindi il mister... nelle ultime, dai, anche lui, insomma, gli ha fatto le orecchie abbastanza belle e calde. Mentre per quanto riguarda la prima, probabilmente Andrea Arrigoni. Io forse ho qualche millimetro in più d'altezza, ma come statura siamo due piccolini. Però credo che lui abbia un gran carisma. Io non avevo quella leadership che lui ha qui con noi. Lui è il nostro capitano e se lo sta guadagnando ogni giorno. Però insomma, tra tutti, perché Santoro corre troppo, io non avevo quella corsa di Simo. Fede è un elegante, Federico è un elegante, quindi Viero è un elegante, Carlo no, perché si inserisce tanto e fa tanti gol, io invece di gol era una cosa che non mi apparteneva proprio, e basta, minimo offensivo, no? Quindi direi Andrea Rioni. Andrea? Ecco, invece per restare al tema dei centrocampisti, trequartisti, eccetera, ora che magari prossimamente tornerà a Bombaggi, tenuto conto che Ilaria e Costa Ferreira in questo momento non mi sembrano toccabili, Mungo e Bombaggi possono giocare insieme? Si può trovare un modo per metterli insieme nella stessa formazione titolare, visto che Bombaggi finora è stato il titolare e Mungo ha giocato al posto di Bombaggi infortunato? Però lo scorso anno il progetto era di vederli insieme e spesso hanno anche giocato insieme. Quest'anno si può arrivare a questo? Guarda, io credo che questa vada fatta al mister, perché fino adesso non si è ancora creato quella situazione, perché come dicevi tu, prima c'era Bomba, poi in fatalità Francesco ha avuto un problema alla schiena, quindi poi è arrivato il momento di Mimmo. Però credo che sia una bella domanda da fare al mister, interessante sta domanda. Io non saprei risponderti. Invece io ad Andrea volevo chiedere, ma te Roberto Guana al fantacalcio lo prendevi?
che scorretto che sei, sei scorretto. Guarda, no, guarda, no, no, lui sarà no. Sincero, eh. Bravo. No, 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 ho risposto, francamente no, perché piaceva a me prendere giocatori con tendenza a fare gol. Uno mi dirà, vabbè, ma è scontato, sì. Però ecco, Guana, posso dire, tendenzialmente no, lo avrei potuto prendere, come mi è capitato di fare in passato tante volte, se Guana ritenevo fosse un giocatore titolare inamovibile, come giocatore utilità, cioè il settimo o ottavo giocatore da fantacalcio che, se non mi giocano i miei titolari, io sapevo che su Guana potevo contare, perché lui il voto lo prendeva, perché lui è un titolare fisso. Ad esempio, 2 anni fa avevo Mandragora, che non ho mai schierato, ma era un titolare, è un titolare dell'Udinese, quindi se avevo bisogno lo schieravo. Guana poteva rientrare nelle mie gerarchie in questo momento. Te invece prendevi Paci che andava a saltare sui calci d'angolo, Nemmeno. Non ho mai segnato tanto. il mio difensore per antonomasia era, fa strano dirlo, Marco Materazzi. Fa strano sentirlo, considerando... Ai tempi del Perugia. Sì. Ai tempi del Perugia, certo, va bene. Ma anche ai tempi dell'Inter, rigorista, tira le punizioni, va a saltare sui calci d'angolo, no, certo. Prendeva bei voti, è un gran difensore da fantacalcio. Assolutamente. Giocatore completo, aggiungo anche la giusta dose di cattiveria. Sì, sì. Però quella porta i cartellini. Sì, ho capito, no? Assolutamente. Ci andiamo a vedere il calendario. Voglio un giudizio da Francesco e poi da Mister Guana. Il calendario da qui a Natale. Come no? Guarda qua. Che ne pensi, Francesco? Hai visto che non era così inutile il fatto che io te lo proponessi? Per adesso io penso alle prossime tre. Catanzaro, Catania e recupero col Foggia. Con un amico tifosissimo del Teramo. Io mi piacerebbe poter vincere, così come gli dicevo, a questo vinciamo a Pagani e dopo si apriranno nuovi discorsi. Le prossime tre, delle quali due in casa e una è un recupero, quindi in quella giornata lì, il 18 novembre, giochi solo tu delle squadre, sì, che ci interessano, ci sono anche altri recuperi, 3 punti, come si vuol dire, valgono proprio, nel senso che tu poi vincendo sai già dove arrivi, quelle squadre che ti stanno attorno non è che possono fare punti. Le prossime tre, perché poi comincia, sì è vero che poi c'è la Ternana fuori, però poi con la Ternana si torna a parlare degli eventi storici, dell'anno della promozione in Serie C, dell'anno di Ammazzalorso, di Giuseppe e compagnia bella, la vittoria a Terni, quindi dopo quella è un'altra partita. A me interessano, è vero, il calendario che fai tu, però tu immagina il Teramo che passa indenne dalle prossime 3 giornate. Se mi permetti, io mi accontenterei di un pareggio a Catanzaro e vincere in casa con Catania e Foggia, e non sto parlando di risultati. Poi la Ternana, Francesco. Esatto, l'ho detto, ho parlato fino adesso, eri distratto, tu sei bravo, però ogni tanto mi distrai, mi piace stuzzicare e scherzare con Andrea. No, esatto, indenne anche dopo Terni. Però se io finivo il discorso, se passiamo indenni dalle prossime 3 giornate, considerando che il giorno che tu vinci, come mi auguro, con il Foggia, la Ternana non gioca, e quindi è come se tu oggi avessi già 2 punti di vantaggio sulla Ternana, poi mi vado a giocare il big match con la Ternana. È vero che lo giochi fuori casa, però adesso non c'è il pubblico. Immaginate che ambiente il Teramo avrebbe trovato a Pagani se ci fosse stato il pubblico dopo la polemica fuori luogo messa su da quelli di Pagani per il fatto dei giocatori con il Covid e tutto il resto. E Terni è un altro campaccio, però senza pubblico, già che noi paghiamo tutti l'assenza del pubblico. A Terni ce ne andavano 10.000, noi qui ce ne avevamo 3-4.000, e quindi queste assenze qui, è inutile parlare dell'assenza del pubblico. Io mi accontento, anche perché ripeto, non mi sembra che Catania e Foggia, per il Teramo di questo momento, io rispetto sempre
l'avversario e l'imponderabile nel calcio. Però passiamo indenni delle prossime tre, poi c'è il big match con la Ternana e poi ci sono le ultime quattro fino a Natale, certo, che sembrerebbero sulla carta molto più abbordabili, ovviamente, sì, di Catanzaro, Catania, Foggia e Ternana. Grazie a Maurizio che mi ha rimesso la videata, perché sennò già non me lo ricordavo. Di Bonesse, Torres, Cavese e Bisceglia mi sembra, no? Che più diciamo, però... almeno sulla carta sono impegni più abbordabili. Sì, sono impegni diversi, sono squadre diverse. Ecco perché io dico mi fermo alle prime tre, perché poi vado a giocare. Signori, se pareggi a Catanzaro e magari, perché no, anche vincere, e vinci con il Catania nel recupero, vincendo è quasi matematico, a meno che la Ternana non vince le prossime due, ma anche vincendo le prossime due e tu facendo quattro punti. Francesco, io vorrei sapere cosa sta pensando Roberto Guani in questo momento. No, io meno male che il coperto si vede solo quadratura, è come la mia, non si vede, è come la vostra, quindi non si vede. Roberto Guana, io gli scongiuri li ho fatti prima del disco, quando lui mi ha detto guardiamo il calendario, ho detto ci siamo. No, perché te fai, ma allora tu sei un inguaribile ottimista. Soprattutto per chi magari ci segue, sta seguendo da casa, per i tifosi, per gli addetti ai lavori come Roberto Guana, dire no, perché a Catanzaro pareggi, poi puoi anche vincere, io già do la vittoria con il Foggia, due punti avanti alla Ternana. È chiaro che io sono un tifoso di altra squadra, te lo sai, ma io, guarda, il signore che ha alzato le mani, ma io non le avrei alzate, Aspetta, è giusto, il mister dove ha messo le mani, ci mancherebbe. Io questo discorso l'ho fatto più da tifoso che da giornalista. Mi hanno sempre detto che il giornalista deve essere imparziale. Quando io devo parlare di una partita cerco di essere imparziale. Certo, adesso no, sto si scherza. In un campionato dove c'è il Teramo di questo momento, visto in queste prime sette giornate, mi porta a essere ottimista per la trasferta di Catanzaro. Devo accelerare, devo chiedere un giudizio sul calendario a Roberto Guana per chiudere, poi lo salutiamo. Devo chiedere un giudizio sul calendario anche a Roberto Guana prima di salutarvi e ringraziarvi. Mister, allora, partita dopo partita, ok, però insomma, ha ragione Francesco, forse uno sguardo alle prossime tre, forse, che sono anche molto molto ravvicinate. Sarà importante appunto vedere come usciremo da questo ciclo di ferro, a che punto saremo. Sicuramente è una parte importante dell'inizio del campionato. Vedremo cosa riusciremo a fare. Poi per fortuna io sono concentrato sugli allenamenti domani mattina, quindi non riesco ad andare così là. Certo, va bene. Oh, io ragazzi vi saluto, peraltro mentre voi stavate parlando sul calendario e quant'altro, io sono andato a rivedere un tabellino vecchio, perché Roberto Guana è stato protagonista di uno dei pomeriggi che ha rischiato di non farmi arrivare vivo al 3 novembre 2020, che è quell'Inter Brescia con la doppietta di Ronaldo dopo il vantaggio di Guardiola. Lui era in panchina, l'ha vissuto dalla panchina. Caro mister, sappi che io da quel giorno ho rischiato di non uscire da quel pomeriggio, di non uscire vivo. Vivo, poi non è bastato, non è servito purtroppo per la gioia degli altri due che, come vedi, nella stanza Zoom se la ridono sotto i baffi, ma non fa niente. Il 5 maggio. Esatto, non nominiamo date assolutamente. Va bene, grazie mister. Non riuscite, mister. Speriamo mister. Che tu ti sia divertito, abbiamo cercato di parlare un po' di calcio. Grazie a te. Mister, sono tre bravissimi ragazzi, che sono dei ragazzi per me. Bravi come persone, bravi professionalmente, ma non riescono a vivere nemmeno un minuto della loro vita senza pensare al nerazzurro e il bianconero. Io mi ci viene una galletta. Vabbè, ciao a tutti, ciao, forza ciao. Ciao Francesco, ciao Aria, ciao Andrea, grazie mister, ciao, Roberto Guana, grazie a voi, buon lavoro, ciao. Buon lavoro. Buonasera. Grazie a Maurizio da qui in regia, grazie a voi che ci avete seguito. Indicazione di servizio, siccome il Teramo
salterà domenica la partita per il turno di riposo, quindi ragazzi, la convocazione non è per martedì, perché il Teramo gioca mercoledì sera, quindi mercoledì sera per Catanzaro-Teramo, che sarà un remake del playoff di qualche settimana fa, di qualche mese fa, ci troveremo di nuovo insieme per un nuovo appuntamento, stavolta non sarà di analisi, ma di cronaca e commento della partita. Grazie, buona serata.